vivere su casa con Chiale non è mai stato così semplice. Chiale da decenni è il punto di riferimento per la lista nozze e per le coppie che decidono di vivere insieme. Qui hanno a disposizione un vasto assortimento delle migliori marche di casalinghi, piccoli e grandi elettrodomestici e le ultime novità di tutti i prodotti tecnologici. Vieni a trovarci nei punti vendita di Pinerolo, Saluzzo e da Chiale Arreda. Sono tre le inchieste della Procura aperte a Cumiana in soli 40 giorni. Quella che riguarda la statua in memoria dei carabinieri caduti in servizio, un'opera da 50.000 euro pagata poco più di 7.000 e importata dalla Cina. Un'altra su una presunta tangente di 30.000 euro per il rinnovo di una convenzione di 15 anni per la gestione degli impianti sportivi. E l'ultima, quella in merito ad un presunto abuso di atti di ufficio per la variante al piano regolatore. E ora mancano solo 40 giorni prima dell'approvazione del bilancio comunale e poi il sindaco Ettore Aielli si dimetterà. Ecco la sua intervista. Ettore Aielli, in 40 giorni la magistratura ha aperto 3 inchieste sul suo comune. Il suo futuro adesso qual è? Lei è un medico in pensione e ha altri obiettivi. Lei guarda già oltre l'inchiesta. Cosa intende fare? Il mio futuro è ritornare dove c'è scritto in Etiopia, che hanno dato la disponibilità le suore della Carità di Sant'Attida a Shire, nel Tigray, che è una regione dell'Etiopia, un paese molto povero, a curare, dove ci sono già stato, i bambini poveri e ammalati dell'Etiopia. Lei ha un buon rapporto con queste suore? Le aiuta? Ottimo. Avete anche delle lettere? Vi scrivete? Sì, sì. Lei nel suo cassetto conserva anche lettere di tanti pazienti? Sì, sì, sì. In questo momento sono documenti importanti che ne sono serviti per superare... Sì, 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 sì. Formati i consigli comunali di Rur e Bibiana. A Rur il neo sindaco eletto Carlo Buc lavorerà insieme a Romina Martin, Elmo Bordiga, Luca Tessore, Claudio Baron. In minoranza finiscono il sindaco uscente Rino Tron e Fabio Gai. A Bibiana invece il neo sindaco Pier Giorgio Crema lavorerà insieme a Claudio Curti, Simona Giraudo, Sergio Lera, Enrico Vercellone e Francesco Turina. In minoranza il vice sindaco uscente Guido Manavella e Fabio Rossetto. Chiude dopo 50 anni il Macumba, un locale che ha portato a Pinerolo un angolo d'Africa con la sua struttura che richiama un minareto, le palme, le piante di banane e i piatti, ma soprattutto gli animali esotici. Ad ideare il curioso locale era stato Riccardo Jaillet, che ancora oggi lavora tutti i giorni in cucina. A costringere la sua famiglia alla chiusura è stata la crisi. La decisione di chiudere a cosa è legata? È legata semplicemente a una scelta imprenditoriale. Secondo noi in questo momento non c'è la possibilità di dare un prodotto ad alto livello, vista comunque la crisi che tutti noi abbiamo, quindi piuttosto che diminuire quello che è sempre stato la caratteristica di un'alta qualità del locale, preferiamo fermarci. Amici di Web TV, allora vi ricordiamo che sabato scorso abbiamo fatto la prima delle due serate conclusive qua al Macumba di Pinerolo, sabato prossimo ci sarà quella successiva. Dopo 51 anni un pezzo di storia di Pinerolo si prende un attimo di pausa, vogliamo fermare un attimino tutto quanto la nostra situazione, perché vogliamo ripartire tra qualche anno ancora più presenti, ancora più grintosi. Quindi non perdetevi l'occasione di venirci a trovare ancora un'ultima volta qua al Macumba. Ultimi giorni di scuola per tantissimi studenti del Pinerolese. È tempo di saggio di fine anno e così gli allievi della scuola media Poet di Pinerolo nei giorni scorsi hanno fatto una maratona di pianoforte. Svolta oggi la maratona pianistica musicale dei ragazzi della scuola media Lidia Poet, che appunto ha visto la partecipazione di tutti i pianisti, come saluto di fine anno scolastico e augurio di buone vacanze estive. I ragazzi quest'anno hanno lavorato molto, hanno partecipato a un concorso internazionale a Corte Emilia, a concorso internazionale di Stresa, a concorso internazionale di Trento, riportando numerosi premi e vittorie. Speriamo che continuino così e che
per gli anni a venire siano numerose le iscrizioni e la possibilità di partecipare a questi corsi, tra l'altro gratuiti. In questa scuola si svolgono anche le lezioni di violoncello, di flauto traverso e di chitarra. Ne approfitto per augurare a tutti una buona vacanza.